Ed eccoci qua ragazzi, bentornati sul mio canale. Qui è sempre Uchika Gamer che vi parla e siamo tornati su Dragon Ball Sparking Zero. Siamo qui adesso ancora con la campagna di Gohan. Abbiamo fatto la saga di Cell e adesso siamo pronti con la saga di Majin Buu e poi faremo anche tutto Piccolo, tutti i vari personaggi, e quando arriveremo alla saga di inizio Super ricominceremo il giro con i vari personaggi. Però non mi pare che con Vegeta ci sia la saga di Super, quindi mo vediamo. È passato molto tempo dallo scontro con Cell. Gohan frequenta il liceo della lontana Satan City per realizzare il sogno di diventare uno studioso. Travestito da grande Saiyaman. Ma dai, ma no, ma che brutta sta cosa. Paladino della giustizia, Gohan lavora duramente per... Tuttavia, un giorno il suo segreto viene scoperto da Videl, la figlia di Mr. Satan. No, ma dai, grande Saiyaman non si può vedere. Videl minaccia di rivelare al mondo l'identità di Great Saiyaman se non parteciperà al torneo mondiale. Il ragazzo è costretto ad accettare. Dall'aldilà Goku viene a sapere del torneo mondiale e annuncia che anche lui tornerà per un giorno sulla Terra per parteciparvi. Gohan è felicissimo di sapere che potrà rivedere suo padre dopo tanto tempo e inizia ad allenarsi con Goten in vista dell'evento. Quando Videl, in balia di Spopovic, durante il suo incontro, Gohan si sente fremere dalla rabbia. あの野郎、大した威力じゃないが、気候派を。違うな。殺せば負けになってしまう。わざと弱く撃ったんだ。あいつ、なんで?奴は自分の能力をはるかに超えた力を持ってしまってるらしい。 どういうことだ。降参なんかしないわよ。知ってたまるか。もう十分頑張った。降参しろ。降参するんだ、ビーデルさん。 Madonna, adesso che cazzo scelgo? Facciamo calmati. Spopovici! Urusanai do kisama dake wa! Wakatta na! Una volta giunto il suo turno, Gohan sale sul ring e si trasforma in Super Saiyan, ma in pochi istanti dopo Spopovic e Yamu fanno irruzione e rubano l'energia di Gohan, facendogli perdere i sensi.
Gohan chiede al Kaioshin essere superiore persino al Rikaio di curarlo. Non è vero, al Rikaio non gli chiedono niente. Dopo essersi ripreso, Gohan parte all'inseguimento di Spopomich e Yamu a raggiungere Goku e gli altri. Lungo la strada Gohan e gli altri vengono a sapere di Majin Buu e del mago Babidi e si preparano ad affrontare i suoi sgherri. Goku e Vegeta sconfiggono senza problemi un avversario dopo l'altro. È il turno di Gohan. Gohan, tsugi è ome no ban da kendo. Chanto shugyou shite ta ka? Zannen nagara heiwa o ii koto ni taishita treningu wa shitei nakatta rashii. Ima de wa ore tachi no hou ga chikara wa ue da. Mottomo, koitsu wa gyakujou shite butchigireru to dou naru ka wakaran ga na.人間としては大したものだ。褒めてやるぞ。だがここまでだったな。この私が相手をすることになってしまった。ふん。ナンバーワンの貴様がもうご登場ってことは相当焦っているらしいな、バビディは。ふん。無駄口を叩くのはそれぐらいにして。 さっさとかかってこい。貴様らまとめてな。ダメダメ。お前を倒すのは僕の番なんだ。なんだと？舐めるのもいい加減にしろよ。 Oh, dov'è? Ma dai, ogni volta gli impeti non vanno mai, che miseria. E la spada. Oh. Onkyo dase. Ma dai, Gohan, che cazzo? Ed è uguale da! Conchio da sé! Sono tempo che al sopra di mondare! Io! Oh, ma non ho visto attaccare il... E dai però, Gohan, ogni volta. Sparking! Super Kamehameha! No, non l'ha preso perché si è spostato il balordo di Ondarbula. Super impeto! No, ma era fermo! Ah, dovevo solo resistere. E però gli impeti non vanno mai a segno anche con gli avversari fermi. Va bene. Grazie all'intuizione di Darbula, Babidi riesce a manipolare Vegeta. Gohan e Kaioshin lasciano lui e Goku al loro duello e cercano Babidi, ma... Majin Buu rinasce grazie all'energia sprigionata dallo scontro fra Goku e Vegeta. Gohan tenta di fuggire con Kaioshin, ma i due vengono raggiunti dal nemico e scagliati lontano.
Gohan subisce un colpo devastante che gli fa perdere i sensi. Poco dopo, Vegeta arriva sul posto e sfida Majin Buu. Vegeta si autodistrugge sperando di annientare Majin Buu, tuttavia nemmeno il suo sacrificio riesce a fermare quel mostro. Quando Gohan riprende i sensi si ritrova nella terra dei Kaio. Ha scampato per poco la distruzione per mano di Buu grazie al Kaio Shin. Per sconfiggere Majin Buu, Gohan riesce a estrarre la leggendaria spada Z, che sarebbe in grado di donare enormi poteri a chi la brandisce. Goku di ritorno dall'aldilà percepisce l'aura di Gohan e lo raggiunge. Quando Gohan e Goku provano la forza della spada Z, questa si spezza liberando il vecchio Kaio, che era sigillato al suo interno. Il vecchio Kaio inizia un lungo rituale per ampliare il potere di Gohan oltre i suoi limiti, diventando molto più forte. Il ragazzo torna sulla Terra.危ないところを助けられたんだ、海王神様に。他のみんなは殺されちゃったよ、魔人ブーに。何？へへへ、美味しかったぞ。みんな食べちゃったんだ、俺がチョコにしてな。 おい、まさか俺と戦うつもりか？違う、貴様を殺すつもりだ。おお、思い出した。お前、前俺に吹っ飛ばされたやつだ。 Combinazione violenta. Bella proprio. Non è neanche partito. Oh. Ma dove siamo? Madonna. Oh, non si capisce più niente. Ma perché è fermo e tu non fai niente, Gohan? Oh, che caputa che fai? Madonna. Vabbò, l'unico che... Oh, ma perché non si vanno mai questi caspita di attacchi di impeto? こっちから行くぞ。カメハメハ。こっちから行くぞ。カメハメハ。本気を出させてもらいますよ。 Perfetto. Raffica d'impeto. Ma perché? Dov'è andato Majin Buu? È là. Reso. Onkyo dasasete moraimasu yo.
本気を出させてもらいますよ。エフェルモラ。カメラメハ。Perfetto。Raffica d'impeto。Bene, l'abbiamo battuto, a fatica, ma l'abbiamo battuto. Gohan riesce a spingere Majin Buu al suo limite, ma il mostro si fa esplodere e scompare. Poi, dopo che Gohan e gli altri hanno cercato per un'ora, riappare improvvisamente. Majin Buu inizia a provocare Goten e Trunks, che si fondono trasformandosi in, di nuovo in Gotenks Super Saiyan 3. Sfortunatamente Majin Buu approfitta del momento di distrazione di Piccolo e Gotenks e li assorbe. Doukana Gohan-kun, buji sakusen seikou da yo. Kono shunkan koso mirai ni oite mo 二度と現れぬであろう最強の魔人の誕生だ。汚いぞてめえ、二人を自分に取り込むなんてよ。お前のせいだぞ。お前は絶対に最強であるはずの私より強かった。そこで考えたんだ。スーパーゴテンクスとかいうチビを我が身に吸収すれば、どんな奴が現れたって最強の王座は揺るがないと。そういうことだったのか。ただそうやってペラペラ喋ってる割には頭の悪さは変わってないようだな。どうせ吸収して一等賞になりたかったら、この俺を吸収すりゃ簡単だったのによ。何も分かってないようだな。何？前の魔人ブーが言ったはずだろう。絶対にお前をぶっ殺してやると。それが最大の目的だ。なるほど。そういうことか。納得。さてと、勝負を急がせてもらうぞ。貴様にしては冷静な判断だ。トロさんも吸収したのは正解だったようだな。本気を出させてもらいますよ。まずい。やっ、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 vabbè, io stavo facendo la mia combo. E non va. E me l'ha deviata. Ma va, fangulo, che palle, non le devia. Kamehameha!
気を出させてもらいますよ。No, dov'è? Vaffanculo. こっちから行くぞ、カメハメハ。 dov'è? こっちから行くぞ、カメハメハ。 E me la de... Ma perché è lui? Dov'è? すぐに楽にしてやるぞ。 暗い! そら! こっちから行くぞ、カメハメハ。 Vieni qua, Majin Buu. Che palle. Che palle, guarda. C'era lì, era fermo. Vabbè, la mia stava venendo incontro e non è andata comunque. Che odio ogni volta. Un odio veramente per questa roba. Gohan è in difficoltà, ma Goku, resuscitato grazie al sacrificio del vecchio Kaio, appare portando con sé Ipotara, con cui potranno fondersi. Purtroppo Gohan non afferra il Potara che il padre gli ha lanciato e Majin Buu approfitta della sua distrazione per assorbirlo. Poco dopo, Goku percepisce un'aura potentissima e familiare appena apparsa sulla Terra e la raggiunge usando il teletrasporto. Vegeta è tornato sulla Terra per un giorno e si fonde con Goku dando vita al guerriero più potente mai esistito, Vegeta. Nonostante abbia assorbito Gohan, Majin Buu viene facilmente schiacciato da Vegeta, che si lascia però assorbire dal nemico per salvare gli altri guerrieri. Grazie a Goku e Vegeta, Gohan e le vittime di Majin Buu sono state salvate. Questo però fa mutare ancora Majin Buu, che scaglia un colpo terribile, Goku non riesce a teletrasportare anche Gohan e gli altri, che esplodono con la Terra. Tuttavia però, un eroico combattimento, il pianeta e tutti i suoi abitanti tornano a esistere e Majin Buu viene sconfitto. La pace torna sulla Terra ancora una volta. Ok, saga di... Ah, perché devo iniziare Super? Ah, qua inizia su... Ok. Molto bene ragazzi, direi che per oggi possa essere tutto. La prossima volta ripartiremo da qui. Io, come sempre, vi invito a lasciare un bel like, a commentare, condividere, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e... Alla prossima!
con molto probabilmente Piccolo. Ciao belli!